Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute. Con questo pomeriggio, questa sera, ridiamo avvio ufficialmente al progetto Acqua e Territorio di formazione per i giovani amministratori e le nuove nomine, che fa parte del progetto finanziato dalla Regione del Piemonte con il bando Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori. Il progetto è stato candidato dalla città metropolitana di cui faccio parte con ANCI Piemonte, UNCEM e ANCI e con la partecipazione dei comuni partner di Avigliana, Lanzo, Piverone, Rivalta, Vigone, Volvera e Villarbellice. Il progetto ha l'ambizione, diciamo, di avviare una lunga serie di incontri per la formazione appunto di chi lavora in campo nel settore pubblico, quindi soprattutto nei comuni del nostro territorio per la gestione del territorio e dell'ambiente. Mi presento, sono Gianna Betta della città metropolitana di Torino, del settore risorse idriche, porto i saluti dell'amministrazione anche da parte del settore, dei colleghi del settore politiche giovanili che ha collaborato al progetto e di tutta l'amministrazione. Ringrazio tutte le colleghe collegate che daranno supporto operativo al webinar e ANCI Piemonte per il supporto diretto e operativo e per l'intervento che farà questa sera il direttore Marco Orlando, che parlerà del sistema amministrativo locale. Lascerei ora direttamente la parola alla Graziano di ANCI Piemonte proprio per avviare i lavori di questo pomeriggio. Grazie a tutti e a tutte, buon lavoro. Grazie Gianna, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io sono Lara Graziano della segreteria di ANCI Piemonte. Vi lascio alcune indicazioni tecniche in caso vogliate intervenire a questo webinar. Sul vostro dispositivo potete intervenire tramite la chat o il box delle domande. Potrete farci delle domande tecniche che saranno gestite nell'immediato dalla staff che è qui per darvi un supporto. Oppure potrete intervenire inviando delle domande in qualsiasi momento del webinar. Noi raccoglieremo le domande e poi il direttore Marco Orlando vi potrà dare un riscontro al termine della sua presentazione. È possibile anche prenotare un intervento a voce cliccando sulla manina alzata, quindi sull'icona della mano alzata, prenotandovi per intervenire e quindi ad avere la possibilità di attivare il microfono che vi sarà abilitato sempre alla fine dell'intervento del direttore Orlando. Vi ricordo che la sessione è registrata e sarà disponibile in un secondo momento. Lascio adesso la parola al direttore Marco Orlando, direttore di ANCI Piemonte, per la relazione sul sistema amministrativo locale. Auguro un buon incontro a tutte e a tutti. Buon pomeriggio anche da parte mia, che porto anch'io i saluti dell'ufficio di presidenza, del presidente di ANCI Piemonte. Siamo molto contenti a livello di associazione di collaborare a questo progetto di formazione che era previsto, come tutti gli altri, in presenza sul territorio. Ahimè, quello che è successo ci ha in qualche modo costretto, noi e voi, a cambiare modalità di erogazione, ma devo dire, faccio i miei complimenti, complimenti da parte di tutta l'associazione alla città metropolitana di Torino e alle colleghe qui presenti che per primi, rispetto a tutti gli enti del territorio piemontese, hanno saputo riorganizzare e riprogettare questa iniziativa formativa. Allora, il sistema amministrativo locale. Questa sera, in un'ora, perché vorrei lasciare una mezz'ora almeno alle risposte ai vostri quesiti, ai vostri interventi che farete in chat, parleremo sommariamente di alcuni dei principi moderni e attuali dell'autonomia locale.
Ne ho isolati in particolare quattro: il principio di sussidiarietà, il principio del governo, che non è solo un organo, un insieme di organi o una funzione, ma è un principio vero e proprio che nel tempo, negli anni, nei decenni, ha subito delle significative trasformazioni nella sua natura. Il principio della partecipazione popolare con gli strumenti che sono a disposizione, sia all'interno delle amministrazioni comunali rispetto al ruolo delle minoranze e sia nei confronti dei cittadini, è il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Più nel dettaglio, cercheremo di trattare, sempre per sommi capi, dato il tempo a disposizione, di una breve rassegna delle fonti di cognizione e di produzione dell'autonomia locale e alcuni principi e questioni fondamentali. Di seguito accenneremo all'iter di trasformazione del governo locale che c'è stato negli ultimi 25-30 anni e tracceremo alcuni aspetti della forma di governo degli enti locali. Passeremo in rassegna le funzioni amministrative dei comuni, delle province e della città metropolitana, categorizzate nelle due famiglie delle funzioni di prossimità e nelle funzioni di area vasta. E poi, come vi ho accennato, parleremo brevemente degli strumenti a tutela delle minoranze per la partecipazione e della trasparenza amministrativa del buon andamento. Allora, partiamo dalle fonti di cognizione. Come vedete, sono molte, alcune anche molto risalenti nel tempo. Non mi soffermo su ognuna delle fonti di cognizione dell'autonomia locale, ma naturalmente va citato il decreto legislativo 267 del 2000, che ancora oggi rappresenta la fonte di cognizione più immediata e più importante del sistema locale. Al testo unico 267-2000 sono stati affiancati nel tempo numerosi provvedimenti legislativi che hanno carattere di specialità e che quindi in una parte abrogano esplicitamente o implicitamente il testo unico degli enti locali. Parlo della legge 131 del 2003, della legge 42 del 2009 che aveva avviato un processo di federalizzazione della fiscalità locale. Parlo naturalmente del decreto legislativo 118 del 2011 che ha completamente rinnovato la contabilità degli enti locali, della legge 56 2014, la più recente, che 6 anni fa trasformò completamente il ruolo di quelli che oggi chiamiamo enti di area vasta, cioè le province e la città metropolitana. E poi, naturalmente, oltre alle fonti primarie del diritto, cioè alle leggi, o addirittura alle fonti costituzionali che stanno sopra le leggi, ci sono quelle che stanno sotto le leggi, o meglio, che integrano il contenuto delle leggi con delle specifiche disposizioni, come sono, ad esempio, gli statuti e i regolamenti, di autonomia. O le leggi regionali per le parti in cui disciplinano attività e funzioni di competenza del governo locale. Vi ho citato gli statuti e i regolamenti perché non sono solo fonti di cognizione dell'autonomia locale, cioè non sono solo documenti nei quali leggiamo le norme, ma sono anche fonti di produzione dell'autonomia locale, cioè sono strumenti di regolamentazione autonomi che gli enti producono ovviamente non quotidianamente e non su tutte le materie, ma che rappresentano una forma davvero molto significativa di autonomia locale. Io ho solo 22 anni di attività nel settore locale, ma devo dire che in questo tempo purtroppo non ho mai visto porre da parte della classe degli amministratori che si sono succeduti nel tempo la giusta attenzione nei confronti degli strumenti di regolamentazione in particolare.
Gli statuti, tanto quanto, si fanno una volta sola e si aggiornano tendenzialmente ogni 10 anni, o forse più. Ma i regolamenti sono uno strumento che andrebbe sicuramente più coltivato perché permettono di sistematizzare le disposizioni amministrative dell'ente locale all'interno di documenti organici. I regolamenti, per definizione, sono norme dotate dei crismi della generalità e della astrattezza, esattamente come le leggi. E quindi avrebbero, qualora fossero usate in maniera più intensa, avrebbero la grande utilità di aiutare la normalizzazione dell'attività amministrativa, cioè superare l'episodicità del singolo provvedimento, della singola delibera, della singola determina, inserendo l'attività amministrativa dentro un quadro più regolato. I regolamenti non sono semplici da scrivere. Richiedono tempo, richiedono risorse e anche competenze. E da questo punto di vista, il primo messaggio che mi permetto di segnalare, di lanciarvi da direttore dell'associazione, della vostra associazione, è quello di usarci, se lo vorrete, per aiutarvi nella attività regolamentare dei vostri comuni. Lo avete sicuramente già scoperto nella vostra esperienza di amministratori, ci sono regolamenti che meriterebbero davvero di essere rinnovati, adeguati e modificati e aggiornati. Da questo punto di vista, l'ANCI è sicuramente a vostra disposizione per aiutarvi a fare un passo avanti in questo senso. Vi dicevo, oltre alle fonti, al panorama delle fonti, ci sono le grandi questioni dell'autonomia locale, e cioè anzitutto la questione identitaria. Un gioco che io faccio spesso in queste occasioni, quando ci vedevamo negli incontri di formazione in presenza, è quello di provare a invitarvi a riflettere su una cosa: quando siete all'estero e qualcuno vi chiede da dove venite o di dove siete, qual è la prima risposta che vi viene in mente? Vengo da Torino, vengo da Giaveno, vengo dall'Italia, vengo dal Piemonte. Ecco, la risposta identitaria c'entra e c'entra molto con l'autonomia locale e anche con i rapporti di forza tra gli elementi dell'autonomia locale. La risposta identitaria c'entra perché è la risposta di pancia, no? Non meditata, è quella che ci dice qual è il nostro senso di appartenenza alla comunità. Ebbene, l'appartenenza a un comune, nella stragrande maggioranza delle persone, crea il legame identitario più forte. Cioè nell'identità collettiva e quindi anche nel diritto e nell'approccio che le norme hanno, il comune è sempre stato il tassello più antico e più radicato nell'organizzazione dei poteri pubblici sul territorio. E il senso di appartenenza che ci lega a un comune, a una civitas, è forse ancora più profondo del senso di appartenenza a una nazione. Quindi, se volessimo mettere in scala le nostre risposte identitarie, mi spiace non poter ascoltare le vostre risposte, ma penso che in testa avremmo il comune, poi sotto, un pelino sotto la nostra nazione e poi giù, 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 molto più giù, in termini di senso di appartenenza, agli altri elementi dell'autonomia locale o gli altri elementi dell'appartenenza sovranazionale, ad esempio. Quindi difficilmente qualcuno di noi risponderà alla domanda da dove vieni? Vengo dal territorio della città metropolitana di Torino, no? Oppure vengo dall'Unione Europea, oppure vengo dalla regione Piemonte. Diremo più facilmente vengo da Torino e vengo dall'Italia. Ecco, questo è, credo, uno degli elementi che è bene ricordare perché in qualche modo connatura anche un po' il nostro modo di essere italiani, a differenza
di altri paesi in cui il senso di appartenenza locale non è così forte, non è così radicato e non è così spiccato. Questo si riflette vi dicevo, sui rapporti di forza e di peso tra le varie componenti dell'autonomia locale. Esempi problematici da questo punto di vista sono, come vi ho detto, l'appartenenza a una provincia, l'appartenenza a una regione e poi, oggi più che mai, purtroppo, anche il senso di appartenenza all'Unione Europea. Sono elementi problematici che concorrono a indebolire e non a rafforzare quelle componenti dell'architettura delle nostre istituzioni. Un'altra cosa che deriva sempre da questo senso forte di tipo identitario. Il comune è a suo modo un archetipo di tutte le democrazie, essendo nato per primo tra le espressioni della democrazia, è l'archetipo, è quello che ha dettato le regole per tutti, no? Per cui voi, amministratori comunali, provinciali, che vivete la dinamica del consiglio comunale, della giunta, allo stesso modo, avendo appreso le regole di funzionamento di quel consesso, potreste ugualmente comprendere con molta facilità le regole del consesso regionale, di quello nazionale, di quello europeo. Cioè, nella fotografia, ovviamente in piccolo, che vi offre la dinamica democratica, il rapporto tra maggioranza e opposizione, il rapporto tra politica e gestione. Ecco, in questi aspetti della vostra esperienza avete in radice, tutto il complesso delle regole democratiche del nostro sistema. Ancora un'ultima cosa che caratterizza, il livello locale ed è la sua stabilità. Vi ricordate, quante volte negli ultimi 20 anni è cambiato il sistema elettorale dei comuni? Mi spiace di nuovo non avervi davanti se non attraverso questa telecamera, perché sicuramente avrete risposto una, ed è la verità. In 20 anni il sistema elettorale dei comuni è cambiato una volta. Quante volte invece è cambiato il sistema elettorale per il Parlamento? E qui la risposta è più complessa perché si fa fatica a ricordare quante sono state le modifiche dei sistemi elettorali. Io ne conto sette. Sette contro una. Ecco, questo è un indicatore chiarissimo di stabilità, no? Un sistema che funziona è un sistema che non si cambia. Un sistema che invece ogni volta dimostra di funzionare poco è costantemente soggetto a degli stress test per la sua modifica, per il suo miglioramento, che poi il più delle volte non si consegue. Allora, un altro vantaggio della vostra esperienza è che vivete una realtà che tendenzialmente è stabile e che quindi vi permette un processo di apprendimento e di familiarizzazione molto più efficace di quello che fa, ad esempio, un parlamentare della Repubblica, il quale è costantemente soggetto a questo tipo di incertezza delle regole di funzionamento dell'ambiente democratico in cui vive. Vi dicevo, qui andiamo veloci, che insomma la principale fonte di cognizione è il testo unico, insieme a tutte le altre leggi speciali che vanno comunque conosciute. Degli statuti abbiamo già parlato. E qui passiamo ad altri principi che ho accennato nel titolo, che sono i principi che regolano i diritti di accesso dei cittadini e della partecipazione popolare. Sono grandi questioni anche queste, come la questione identitaria, perché su questi aspetti, su questi principi, l'Italia negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti. Basti pensare che solo nel 2012 eravamo come dire, nella blacklist
dei paesi rispetto all'esigibilità del diritto di partecipazione popolare, e le organizzazioni internazionali, ma anche il nostro paese, ci hanno permesso di fare dei grossi passi avanti dal punto di vista dell'attuazione di queste questioni. Vi dicevo poi ancora la rassegna di come è cambiato l'ordinamento comunale e provinciale dal 90 ad oggi. Ci sono state tante riforme. Una sola, vi dicevo, ha riguardato il sistema elettorale, ma tante altre hanno riguardato le funzioni e le competenze del sistema locale. E quindi è necessario, per forza di cose, partire dalla legge 142 del 90, che diede una grossa affermazione di ruolo ai comuni e alle province. Il rapporto tra autonomia locale e centralismo in Italia ha un andamento, come si può dire, è come se fosse un pendolo che oscilla da un capo all'altro. Quindi ci sono delle stagioni in cui l'autonomia viene fortemente esaltata, il ruolo degli enti locali viene irrobustito e rafforzato, e delle stagioni in cui invece il pendolo torna dall'altra parte e quindi c'è una centralizzazione di funzioni, un depotenziamento del ruolo locale in favore del ruolo del governo statale. Insomma, nel 1990 il pendolo andava verso l'autonomia e questo moto fu confermato dalla riforma che introdusse l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. Nel 97 ci fu il momento più alto di questo moto verso l'autonomia, con un fortissimo decentramento di funzioni sia dallo Stato e sia dalle regioni nei confronti dei comuni, ma soprattutto nei confronti delle province all'epoca. Poi il pendolo ha iniziato ad andare dalla parte opposta, perché nei rapporti di forza, nel mutamento degli scenari politici e anche economici, come dire, l'opinione pubblica cominciò a maturare l'idea, a torto o a ragione, che il sistema pubblico locale fosse troppo caro e troppo dispendioso di risorse economiche. E quindi quando arrivò la crisi nel 2007, quella fu la scusa, se vogliamo, per il governo, gli governi, ne faccio ovviamente una questione di parte politica, per riportare molte funzioni al centro, quindi allo Stato. E da ultimo, quel moto ha avuto il suo momento culminante con la riforma del 2014, che ha in qualche modo cristallizzato una fortissima ricentralizzazione di funzioni, non tanto verso lo Stato, ma sicuramente verso le regioni, che si sono riprese il loro spazio, no? Quello che ritenevano e ritengono debba essere il loro spazio. Per inciso, la riforma del 2014 è anche quella che ha trasformato di ruolo e di funzioni e sostanzialmente impoverito grandemente anche le province. La stessa riforma dichiarava un'intenzione positiva nei confronti delle città metropolitane perché finalmente ne consentiva l'istituzione concreta dopo che per 12 anni erano rimaste scritte in Costituzione ma lettera morta. Però va detto, ormai a 6 anni di distanza da quella legge lo possiamo dire, che in realtà nulla è stato fatto per rafforzare davvero il ruolo delle città metropolitane attraverso la loro istituzione. Chiedo ancora un momento alle colleghe se il video sia correttamente visibile. Sì, Marco, ti Sì, si sentiamo. vede bene. Perfetto, quindi voi vedete la slide nella sua interezza, giusto? Ok, grazie, scusate per l'interruzione, ma
la piattaforma mi lanciava dei segnali che non riuscivo a comprendere. Vi dicevo, quindi adesso siamo ancora in quella fase lì, siamo ancora nella fase della ricentralizzazione, che ormai sta durando da molto tempo, perché sono più di 10 anni. C'è anche da dire che non è alle viste un nuovo cambio di paradigma, cioè non è alle viste una nuova riforma capace di potenziare di nuovo il decentramento e l'autonomia locale, perché io credo che quasi nessuna forza politica, vanno fatte poi delle eccezioni, il tema dell'autonomia sia un tema centrale, del dibattito politico. In ogni caso non ci sono riforme che giacciono in Parlamento, quindi, come dire, è ben probabile, anche al di là della tragedia che è successa negli ultimi 3 mesi, che questa legislatura non vedrà, nessuna riforma significativa dal punto di vista del sistema amministrativo locale. Allora, detto questo, e quindi richiamate quali sono le grandi, principali questioni in gioco sull'autonomia locale, facciamo una piccola carrellata veloce, davvero, sugli organi e sulle funzioni degli enti che voi amministrate. Sapete bene quali sono gli organi, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale. E sapete molto bene quali sono anche le differenze di tipo genetico tra questi organi. Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti a suffragio universale diretto, la giunta invece vive sulla base di un rapporto fiduciario nei confronti del sindaco. Il sindaco e il consiglio sono legati da un rapporto di reciproca fiducia, per cui se un organo cade, cade anche l'altro organo. Arriva il commissario e poi i cittadini tornano a votare. Le caratteristiche della funzione del sindaco sono ben note, legale rappresentanza, nomina e revoca dei componenti della giunta, l'azione di indirizzo, di impulso del consiglio che spetta al sindaco e anche l'azione di governo del consiglio che spetta al sindaco laddove non sia presente la figura del presidente del consiglio comunale. Sapete anche che il sindaco, salvo eccezioni, sulle quali non voglio qui indulgere, non può essere eletto per più di 2 volte consecutive. Questo per consentire la possibilità del ricambio nelle cariche di governo locale. Queste sono le altre funzioni di dettaglio del sindaco, ma avrete comunque questi materiali a disposizione a partire da oggi e naturalmente penso che avremo anche modo di approfondirlo. Il Consiglio ha una funzione precisa di indirizzo e controllo. Indirizzo perché è il vero organo sul quale si incardina la rappresentanza della popolazione, della collettività amministrata, più che nella figura del sindaco. Perché il sindaco, come dire, viene eletto da una maggioranza, no? E certo rappresenta poi dal momento dell'elezione tutta la cittadinanza, però viene eletto da una maggioranza e non da una unanimità dei cittadini. Mentre il Consiglio riesce a rappresentare in maniera più corretta la dinamica, le opinioni della popolazione, perché ha dentro di sé una composizione realmente democratica tra maggioranza e minoranza. Il Consiglio ha poi anche funzioni di regolamentazione generale, quindi è quell'organo che produce i regolamenti di cui vi accennavo prima. E poi i consiglieri, cioè le persone che compongono il Consiglio, hanno uno status giuridico particolare che gli consente alcune specifiche provvidenze che sono descritte nel testo unico e gli consente anche alcuni diritti rispetto all'accesso e alle informazioni dell'attività amministrativa di ordine
superiore ai diritti di accesso che hanno gli altri cittadini amministrati. In questa slide ci sono le funzioni di dettaglio del Consiglio Comunale e poi c'è la Giunta, che è un organo anomalo, nel senso che il testo unico dice ha un potere e delle competenze residuali, cioè tolte le competenze fissate per legge del sindaco e del consiglio, tutto quello che non è in capo al sindaco o al consiglio è di competenza della giunta, ecco perché residuale. E la giunta ha un'altra caratteristica interessante, e cioè un organo prettamente collegiale, nel quale però vi è una precisa ripartizione, di solito per funzioni o per materie, tra gli assessori. Il ruolo degli assessori anch'esso è molto particolare, perché, come dice l'etimo della parola, l'assessore è colui che siede accanto, quindi hanno dei compiti di coadiuvanza del sindaco e di partecipazione al collegio. Non hanno dei poteri individuali e propri gli assessori. Hanno una sfera di competenza, ma l'espressione del loro potere passa sempre e necessariamente attraverso la collegialità della giunta. Quindi è un organo molto costrittivo, diciamo, non permette spazi di azione particolarmente significativi. Mi permetterei di scivolare su questa slide perché entriamo diversamente in nozioni molto molto tecniche che, ripeto, penso che sia meglio rinviare ad un futuro incontro, un futuro approfondimento, a tutte le occasioni che ci saranno a disposizione. E poi dopo gli organi di governo, nel sistema amministrativo locale ci sono i dipendenti, il personale. Naturalmente sappiamo che i dipendenti pubblici sono assunti mediante concorso, altra forma di procedura selettiva, questo per espressa previsione della nostra Costituzione, salvo alcune eccezioni che sono consentite dalla legge. Il personale, i dipendenti pubblici non prestano più il giuramento, ma sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti non solo dalle leggi e dal codice penale in particolare, ma anche dal codice di comportamento, e il loro rapporto con l'amministrazione può essere soggetto ovviamente a sanzioni di natura disciplinare fino al licenziamento. L'organizzazione del lavoro è regolata da regolamenti, e il regolamento sugli uffici e sui servizi è l'unico regolamento che sfugge alla competenza del Consiglio. Il Consiglio su questa materia deve dare, dice il testo unico, solo delle linee generali di indirizzo. Ma chi approva il regolamento sugli uffici e servizi è la Giunta, cioè l'organo esecutivo. Nel regime dell'impiego pubblico vigono delle precise incompatibilità rispetto all'assunzione di incarichi o altre attività lavorative che possono essere assunte previa autorizzazione, in qualche caso non possono proprio essere assunte perché vi è un'incompatibilità non sanabile con l'autorizzazione da parte dell'amministrazione. E naturalmente, se sono attività che vengono remunerate, quelle che i dipendenti pubblici svolgono all'esterno dell'amministrazione, i compensi devono essere pubblicati e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, che tiene una anagrafe delle prestazioni, ai fini naturalmente di controllo, di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Vi è poi un'ultima figura, ultima ma non ultima, si potrebbe dire, perché è una figura centrale nell'organizzazione del comune, è lo snodo tra la parte politica e la struttura tecnica, ed è il segretario comunale. Il segretario comunale non è un dipendente del comune, è un funzionario dello Stato. Viene reclutato attraverso un concorso riservato e disponeva di un'agenzia che aveva funzioni di regolazione
simili a quelle di un albo professionale, agenzia che viene, che non c'è più e le cui funzioni sono state riassegnate al Ministero dell'Interno. Quindi sono segretari comunali, sono funzionari ministeriali che vengono però scelti in maniera discrezionale e fiduciaria dal sindaco all'interno dell'elenco dei segretari disponibili, che ahimè attualmente è un elenco molto molto stretto, perché non so se immagino lo sappiate, insomma, in particolare i nostri piccoli comuni hanno ormai quasi per la metà delle sedi vacanti di segreteria comunale. Non ci sono più abbastanza segretari comunali per tutti i nostri comuni, quindi quelli che ci sono costretti a girare tra 4, 5, qualche caso anche 10 comuni diversi dove svolgono le loro funzioni. Il segretario comunale ha una funzione centrale non solo nel dialogo tra la politica e l'amministrazione, ma anche nel controllo, nell'attività di controllo. In particolare i controlli sulla legalità e sulla trasparenza, che di recente sono diventati molto molto pervasivi, e quindi è una figura di garanzia il segretario comunale, perché non garantisce la legittimità di tutti gli atti, ma garantisce la legalità dell'azione amministrativa, la buona amministrazione. È un concetto un po' più diverso, che sfugge rispetto al controllo singolo e specifico degli atti amministrativi, ma si esercita sul complesso delle attività dell'ente. E vi è poi nei comuni grandi, nelle province, nella città metropolitana, il ruolo della dirigenza, un ruolo al quale si accede per concorso, fatte salve le eccezioni di nomina fiduciaria, che sono sempre comunque a termine. Il dirigente è il datore di lavoro ed è anche la persona responsabile degli atti dell'amministrazione verso l'esterno. Naturalmente la responsabilità del dirigente non è solo una responsabilità penale, ma è responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, cioè per danno erariale. E poi c'è anche una specifica responsabilità sulla performance, cioè sulla capacità dell'ente di raggiungere gli obiettivi che si dà, gli obiettivi gestionali, operativi e strategici che si dà di anno in anno. La gestione finanziaria e contabile passa attraverso degli atti di programmazione della contabilità e del bilancio e degli atti di gestione della contabilità e del bilancio. I primi non sono meno importanti dei secondi e viceversa, perché soprattutto di questi tempi una buona programmazione finanziaria permette una buona gestione durante l'anno. E di questi tempi è particolarmente complesso, data l'incertezza, al di là di quello che succederà quest'anno, c'è ormai un livello di incertezza sistematica sulle risorse finanziarie di cui può disporre un comune, sia da parte dello Stato sia da parte della Regione. E soprattutto il venir meno di qualsiasi forma di autonomia fiscale, che è un fatto noto, ha aumentato di molto anche questa incertezza, col che la programmazione finanziaria è diventata praticamente impossibile, perché è costantemente soggetta a modifiche, ad aggiornamenti, ad assestamenti. E arrivare a novembre, quando bisogna fare l'ultima certificazione degli equilibri di bilancio, arrivare a novembre è una fatica enorme per i ragionieri e naturalmente anche per gli amministratori. La gestione degli acquisti è un altro aspetto del sistema amministrativo locale ed è ormai una gestione quasi completamente telematica, quasi completamente, salvo gli acquisti minuti e urgenti di tipo economale, si svolge tutta sulle piattaforme di centralizzazione degli acquisti previste dalla normativa degli ultimi 5 anni. Io continuo ad andare avanti, spero che quanto detto fin qui sia stato comprensibile. In ogni caso vi
invito ancora a usare la chat per intervenire e porre domande. Il mio timer dice che ci sono ancora 23 minuti di tempo prima di esaurire questa relazione. Chiedo alle colleghe se ci si siano già arrivate delle domande nella chat su queste prime parti. Magari posso tornare su alcuni concetti. Allora, per ora Marco non abbiamo domande nel merito, ci chiedono la possibilità di accedere alle slide, al materiale, che ribadiamo Perfetto. sicuramente sarà disponibile. Perfetto, perfetto, perfetto. Bene, grazie, grazie. Allora Grazie a te. riprendiamo con una veloce, velocissima rassegna delle funzioni fondamentali dei comuni, quindi il livello di prossimità. Ricordatevi di questa distinzione tra livello di prossimità e di area vasta perché, come dire, sono due aree del governo locale abbastanza ben distinte. Parlare di funzioni fondamentali significa rispondere alla fatidica domanda: sì, ma cosa fa un comune? E anche qui, nelle occasioni di formazione in presenza, è divertente giocare nel dire: ma la funzione sull'istruzione di chi è competenza? Perché la risposta non è univoca, ci sono funzioni sull'istruzione di prossimità che appartengono a livello dei comuni, funzioni sull'istruzione che appartengono alle province, funzioni sull'istruzione che appartengono alla regione e funzioni che appartengono allo Stato. Ecco, quindi avere un panorama delle funzioni fondamentali dei comuni significa fare un po' di chiarezza su che cosa debba fare, perché stiamo parlando di funzioni fondamentali che devono essere necessariamente svolte un ente come quello che voi amministrate. Allora, intanto dove lo troviamo l'elenco delle funzioni fondamentali? Lo troviamo in una norma specifica che è l'articolo 19 del decreto legge 95-2012 che ha definito da ultimo l'elenco delle funzioni fondamentali. Le funzioni coincidono in tutto o in parte con l'articolazione dei bilanci. Diciamo che da questo punto di vista la riforma del 2011 ha dato una grossa mano perché da allora la coincidenza tra funzione e denaro necessario per esercitarla è una coincidenza quasi, quasi totale. Non era così in passato, prima della riforma. Sulla gestione associata, mi permetto di sorvolare, se volete, se avete piacere che la trattiamo, vi prego di indicarmelo nelle domande e nell'ultima parte sicuramente lo faremo. Partiamo con la prima funzione fondamentale, che si chiama Organizzazione Generale dell'Amministrazione, Gestione Finanziaria, Contabile e Controllo. Questa è la funzione madre, la matrice, la macchina dell'amministrazione. Infatti, su questa funzione viene spesata la maggior parte delle risorse umane di ogni comune e serve ad erogare ovviamente le funzioni interne, quelle che si rivolgono agli organi di governo, ma anche le funzioni di immediato impatto nei confronti della cittadinanza, come il protocollo, l'URP. Ma è fondamentalmente una funzione macchina, quindi amministrazione, bilancio, acquisti, gestione del personale. La seconda funzione si chiama organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico. Qui dentro ci sono delle funzioni che io definirei hardware, nel senso che permettono di gestire la maggior parte delle infrastrutture di interesse della collettività, strade, l'illuminazione pubblica, lo sgombero della neve, la gestione del verde, i servizi cimiteriali, l'edilizia patrimoniale. Sta dentro questa nozione di servizi pubblici locali.
Poi c'è la funzione relativa al catasto, sulla quale c'è poco da dire perché ormai è una funzione pressoché interamente automatizzata. E poi c'è la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia, che è l'altro braccio della funzione hardware sulle infrastrutture. La pianificazione urbanistica ed edilizia è molto importante, e permette una relazione continua e diretta tra amministrazione, cittadini e imprese per i permessi a costruire, tutto quello che le colleghe della direzione della città metropolitana sanno molto meglio di me. Poi c'è la funzione relativa alla protezione civile, che negli ultimi tempi, negli ultimi 2 anni, dopo la riforma legislativa del sistema di protezione civile che c'è stato, hanno subito delle trasformazioni significative e rilevanti. È una funzione che, per esempio, nella presente emergenza sanitaria ha dimostrato tutta la sua utilità e anche la necessità di beneficiare di investimenti maggiori, non da parte dei comuni che poco possono perché poco hanno a disposizione, ma sicuramente da parte della regione e dello Stato meriterebbe una maggiore attenzione. Poi c'è l'attività, la funzione relativa al ciclo integrato dei rifiuti, che comprende diverse attività di programmazione, di gestione, di controllo, vigilanza. E poi c'è l'altro, come dire, core business, si potrebbe dire in termini aziendali, dell'attività dei comuni, e cioè la gestione dei servizi socio-assistenziali, che ha un peso relativo rispetto al totale delle risorse umane e finanziarie in un comune, ha un peso molto importante, perché come sapete il nostro sistema italiano è un sistema di welfare avanzato, e un sistema di welfare avanzato ha un costo sia in termini economici sia in termini organizzativi estremamente rilevante. In Piemonte le funzioni socio-assistenziali, quasi tutte, non tutte, sono svolte a livello sovracomunale. Quindi ciascun comune partecipa ad un ente gestore dei servizi socio-assistenziali che nella stragrande maggioranza dei casi è un consorzio. Poi ci sono alcune esperienze diverse dal consorzio, quindi di delega alle ASL anche dei servizi socio-assistenziali, e nei territori montani spesso le funzioni socio-assistenziali sono svolte dalle unioni montane di comuni. Però nel resto del territorio l'ente gestore è un consorzio che deve avere una dimensione demografica minima molto significativa, perché parliamo di 40.000 abitanti per costituire un ambito cosiddetto ottimale di gestione del servizio. Poi abbiamo ancora un'altra funzione relativa alle infrastrutture, ma alle infrastrutture scolastiche e ai relativi servizi. Nell'elenco trovate il dettaglio delle attività di questa funzione fondamentale. E poi c'è la funzione polizia municipale e amministrativa, che in teoria è quella più visibile sul territorio, ma in realtà, nella realtà del nostro Piemonte, è, ahimè, poco visibile, data la scarsità di operatori di polizia locale di cui i nostri comuni dispongono. Su questo non ci soffermiamo perché le attività della polizia locale sono quelle più facilmente intuibili e note. E poi c'è la funzione per la quale tutti, almeno una volta, ci dobbiamo rivolgere al comune. Dico almeno una volta perché è l'atto, è la volta in cui, insomma, qualcuno per noi registra il nostro atto di nascita, e poi quando ce ne andiamo, qualcuno registra anche il nostro atto di morte. Quindi in realtà forse sono almeno 2 le volte in cui ci rivolgiamo all'anagrafe comunale, ma non direttamente. Battute a parte, la funzione relativa all'anagrafe dello stato civile è una funzione molto, molto importante. Voi sapete che l'Italia è uno dei pochissimi sistemi democratici al mondo che fino al 2015 non aveva
un'anagrafe centralizzata a livello statale. Quindi il nostro sistema di stato civile, fin dal 1809, da quando Napoleone Bonaparte ce lo portò dalla Francia, il nostro sistema di stato civile non aveva un'unica banca dati dei residenti, della popolazione residente. Questa banca dati è iniziata ad essere implementata, adesso è a un avanzato livello di implementazione, a partire dal 2015, attraverso l'interno, una delle principali realizzazioni dell'agenda digitale italiana. Si chiama ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e quando sarà completamente implementata, finalmente ci permetterà di andare in un qualsiasi comune a rifare la carta d'identità, casomai dovessimo smarrirla. Fatemi dire di nuovo, al di là delle battute, ormai anche il concetto stesso di gestione dello stato civile dell'anagrafe è molto cambiato con l'avvento della digitalizzazione, cioè con la possibilità di svolgere pratiche online attraverso sistemi di autenticazione digitale, come ad esempio SPID, che al di là delle sue iniziali incertezze, adesso ha preso molto piede, e come probabilmente sarà la nuova app che è stata lanciata nelle scorse 2 settimane dalla funzione pubblica, no, chiedo scusa, dalla ministra per l'innovazione Paola Pisano. Questa app si chiama IO e permetterà, quando sarà perfettamente implementata, un unico sistema di autenticazione anche per quelle parti dell'amministrazione pubblica italiana che ancora non si sono adeguate all'autenticazione tramite SPID. Quindi è giusto avere un'anagrafe centralizzata, per carità, ma ormai probabilmente anche la tecnologia ci consente di andare oltre agli antichi sistemi. Questo è velocemente il panorama delle funzioni di prossimità. Altrettanto velocemente facciamo una breve rassegna di quelle che rimangono in capo alla provincia e alla città metropolitana di Torino. Dopo quella legge di cui avevamo parlato all'inizio, la legge 2056 del 2014, che ha profondamente trasformato il concetto di governo di area vasta. Sapete che una delle principali modifiche che ha introdotto quella legge è stata differenziare il territorio tra le province da una parte e le città metropolitane, 10 città metropolitane dall'altra. Perché questa differenziazione? Perché il legislatore del 2014 riteneva che fosse necessario, da un lato, attuare la Costituzione, ma anche puntare sulle grandi conurbazioni metropolitane per rilanciare l'economia italiana. Quindi le città metropolitane erano state viste con molta enfasi, va detto, troppa enfasi, come il motore dello sviluppo economico e sociale del territorio, cioè come soggetti capaci di attrarre capitali, investimenti e dare competitività ai territori. Se l'idea e l'intuizione era giusta, perché, fatemi dire, non è che si siano inventati nulla. Queste sono le raccomandazioni dell'OCSE da almeno 15 anni, quindi abbiamo solo cercato di applicarle. L'applicazione non è stata particolarmente brillante. Per cui la legge 56 del 2014 proclamava tante cose per le città metropolitane, in realtà non ne ha fatta quasi nessuna. Una cosa l'ha fatta, e cioè dare una centralità di ruolo ai sindaci, non solo nel governo del loro comune, quindi nelle funzioni pubbliche di prossimità, ma anche nelle funzioni di area vasta, facendoli concorrere al governo degli enti. E qui di nuovo una differenza tra province e città metropolitane, perché le province hanno un presidente
che non è più eletto dai cittadini, come sapete, ma viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali tra i sindaci. Quindi solo un sindaco può diventare presidente di una provincia. La città metropolitana non ha per il capo dell'amministrazione nemmeno questa forma indiretta di elezione, perché il legislatore del 2014 ha stabilito che ope legis il capo del governo metropolitano dovesse coincidere con il sindaco del comune capoluogo. Una scelta che io ne ho studiati un po' di sistemi democratici locali, non ho visto neanche applicare una volta, cioè non c'è un paese che preveda questo tipo di coincidenza di ruolo. E quando l'anno scorso ero in Ucraina per un progetto del Consiglio d'Europa a raccontare la realtà amministrativa italiana, beh, quando avevo detto questa cosa, che il sindaco del comune capoluogo è anche sindaco dell'ente metropolitano, i colleghi ucraini mi hanno un pochino guardato male, ma come? C'è un problema di democrazia? E se me lo faccio dire da un ucraino, voglio dire, con tutto il rispetto, ma loro hanno una tradizione di democrazia un pochettino meno lunga della nostra, quindi è evidente che quell'aspetto della riforma Delrio non funzioni, non potesse funzionare e che dovrebbe in realtà essere rapidamente cambiato. L'opinione che vi sto trasmettendo, ovviamente, è un'opinione personale, ma sapete che è anche condivisa dalla sindaca metropolitana, che è l'unica sindaca metropolitana che chiede, in maniera un po' controintuitiva, chiede che si faccia una riforma per sciogliere questa coincidenza di ruolo tra il sindaco di Torino e il sindaco della città metropolitana. Andrei un pochettino veloce perché veramente mancano 5 minuti al termine. Di questo abbiamo parlato, parliamo ancora un momento delle funzioni. Le funzioni sono state profondamente ridotte, sia per le province e sia per le città metropolitane. Attualmente sono ridotte alle funzioni in materia di pianificazione del territorio, trasporto pubblico locale e appunto tutela dell'ambiente. Costruzione e gestione delle strade provinciali, edilizia scolastica del ciclo secondario, promozione delle pari opportunità e prevenzione delle discriminazioni sul lavoro, che è una funzione che, a quanto ne so, è rimasta un pochino sulla carta dal punto di vista operativo, almeno sicuramente nelle province, non so nella città metropolitana di Torino. Le altre funzioni sono state riordinate, così dice la norma, ma in realtà sono state riaccentrate perché sono passate alla competenza regionale. Ebbè, erano funzioni importanti del governo locale, perché andavano dall'agricoltura alle politiche sociali, alla formazione professionale, la cultura, il turismo, l'energia, i centri per l'impiego. Poi in Piemonte, dopo la legge del 2014, in attuazione della riforma del 2014, c'è stata una legge regionale che in parte ha riassegnato delle funzioni, ma le ha riassegnate in una maniera un po', come dire, di compromesso. Io quella stagione l'ho vissuta, quindi non riesco a, come dire, a rinnegare il senso dei ragionamenti che si fecero all'epoca. Il compromesso fu trovato nel dire la regione si fa carico della titolarità del governo della funzione, si fa anche carico dei dipendenti che vengono trasferiti dalle province, però per comodità di gestione della funzione non si sposta nessuno, non si sposta neanche il personale e quindi le funzioni vengono ridelegate agli enti di area vasta da parte della regione. Così è avvenuto per molte funzioni, per tutte le province, per alcune funzioni solo nei confronti della città metropolitana di Torino. Penso ad esempio
alle funzioni in materia di formazione professionale. Ecco, anche questa operazione di ridelega che fu decisa dalla Regione insieme all'ANCI, all'Associazione delle Province, che all'epoca era autonoma dall'ANCI, insomma, questa operazione non è stata brillantissima, va riconosciuto, però bisogna contestualizzare la scelta in un periodo storico in cui c'era il serio rischio, come è successo in altre parti d'Italia, che alcuni dipendenti provinciali rimanessero senza lavoro e senza stipendio. È successo. È successo in Calabria, è successo in altre regioni. Da noi non è successo, anche grazie a questa operazione un po' di compromesso, che però ha permesso di liberare dai bilanci delle province il costo di circa 850 dipendenti, ponendo quel costo a carico della regione, costo e anche costi organizzativi e di gestione della macchina. È stata un'operazione che è stata rivolta a salvaguardare fondamentalmente la pace sociale, non ha guardato molto, e questo va riconosciuto, all'efficienza delle funzioni, non ha guardato molto alla semplificazione amministrativa. Grazie. Grazie a te Marco, sì, vi rinnovo appunto l'invito a porre eventuali domande nel box domande, chiedo di specificare il vostro nome, carica ed ente di appartenenza di modo che possiamo identificarvi con facilità. E prima di passare alle domande ne approfitto per precisare che i prossimi incontri si terranno tramite webinar, appunto, erano 6 i workshop previsti, ora saranno articolati in 20 webinar da 2 ore ciascuno e si terranno il giovedì nel tardo pomeriggio oppure il sabato se riusciremo a organizzare. Vi daremo comunicazione non appena avremo definito il calendario, i workshop saranno, cioè i webinar saranno organizzati da qui fino ad ottobre. Il prossimo webinar in programma è fissato per giovedì 4 giugno alle ore 18. Interverrà la dottoressa Carla Gatti, dirigente della Direzione Comunicazione e Rapporti con i cittadini e i territori della città metropolitana di Torino e il suo intervento verte sulla comunicazione, quindi pillole di cerimoniale, uso di social media e comunicazione istituzionale. Quindi vi rinnovo appunto la possibilità di prenotarvi per interventi con l'attivazione del microfono oppure tramite il box delle domande. Abbiamo ricevuto, Marco, una richiesta da Giovanni Di Tommaso, assessore del Comune di Candiolo, che ci chiedeva le slide che saranno sicuramente messe a disposizione. E se non ci sono domande nel frattempo, io ti pongo un quesito che le colleghe anche di Città Metropolitana mi chiedevano, cioè quali sono gli strumenti e se ci sono per la cooperazione tra comuni, se è possibile coprogettare, insomma, quali sono le possibilità che hanno i comuni sotto questo aspetto. Sì, volentieri, rispondo molto piacere. Il testo unico degli enti locali mette a disposizione 4 strumenti tipici di cooperazione intercomunale, che sono le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni e gli accordi di programma. Quelli più usati, in Piemonte almeno, sono le convenzioni. Convenzioni sono dei contratti, hanno natura pattizia, hanno natura contrattuale, sono accordi di natura contrattuale tra enti pubblici, quindi hanno anche un contenuto economico che ovviamente non produce profitti, ma serve a pagare dei costi. E le convenzioni servono fondamentalmente alla gestione, dice il testo unico, di attività e servizi in comune. Sono strumenti molto usati, adesso prevalentemente dai piccoli comuni,
non avendo a disposizione degli organici adeguati alle necessità e a coprire tutte quelle 12 funzioni fondamentali di cui vi ho accennato, spesso ricorrono alle convenzioni per avere la possibilità di utilizzare quote di tempo dei dipendenti degli altri comuni, fuori dall'orario normale di lavoro, per svolgere attività in comune. Le convenzioni sono uno strumento molto elastico, molto flessibile, da questo punto di vista molto efficace, però hanno un grosso difetto, e cioè sono accordi fatti con il filo di ferro, non sono accordi stabili, dipendono molto dal livello di coesione interna ai comuni, ma dipendono anche dai rapporti tra i comuni che si convenzionano. Quindi con tanta facilità si fanno. E con tanta facilità si disfano senza che si possa dare stabilità alle funzioni convenzionate. Il secondo strumento sono i consorzi, che sono delle convenzioni 2.0, si potrebbe dire, nel senso che sono accordi che prevedono la l'entificazione di un soggetto giuridico autonomo dai comuni che si consorziano. Però è un'entificazione leggera, non comporta particolari appesantimenti. È uno strumento molto usato, ad esempio, nel settore dei servizi socio-assistenziali, ma come sappiamo anche in altri settori, come le colleghe possono insegnare a noi, Lara, anche nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Lo strumento più utilizzato è quello del consorzio. E poi ci sono le unioni di comuni, che sono una forma di cooperazione che sempre prevede l'entificazione, quindi la creazione di un soggetto giuridico terzo, ma a differenza dei consorzi è un'entificazione pesante, perché crea un ente in tutto e per tutto. Quindi ha un suo bilancio, ha un suo organo e dei suoi organi di governo, dovrebbe avere una sua struttura che quindi sostanzialmente si sovrappone alle strutture comunali. In Piemonte ci sono 104 unioni di comuni, ma quelle che funzionano sono molto poche. Sono prevalentemente le unioni di comuni montani che intanto esistono da più tempo perché derivano dalle ex comunità montane. E poi hanno delle funzioni specifiche date, attribuite dal testo unico sulla montagna, una legge regionale, e beneficiano rispetto alle unioni di pianura anche di risorse finanziarie dedicate sempre dal fondo montagna. Per cui quelle che funzionano prevalentemente sono unioni montane. Poi ci sono anche dei casi molto virtuosi di unioni di comuni di pianura, ma sono poche. Sono poche perché il processo di sviluppo di un'unione di comuni è molto faticoso, sia dal punto di vista del commitment cosiddetto, cioè dell'accordo politico, e sia dal punto di vista della gestione del rapporto con i dipendenti. Basti pensare al fatto che un'unione per funzionare deve prevedere il distacco della totalità dei dipendenti o addirittura il trasferimento all'unione della totalità dei dipendenti dei comuni che aderiscono all'Unione. Questo è un processo faticosissimo che io personalmente ho seguito in alcuni casi di tentativo di sviluppo di unioni di comuni, più delle volte naufraga perché vi è spesso anche resistenza, paura da parte dei dipendenti, dei colleghi nel accettare il trasferimento ad una unione. E poi ci sono delle duplicazioni, degli appesantimenti che oggettivamente sono inutili, perché non si capisce perché un'unione debba avere un suo bilancio e i comuni debbano avere i loro bilanci, cosicché il ragioniere o i ragionieri dei comuni a turno devono fare un bilancio in più per gestire l'unione. Le unioni di comuni in realtà sono uno strumento che il legislatore ha inventato pensando da un lato al modello francese delle comunità di comuni, che sono oggetti, istituzioni molto più antiche delle nostre,
si sono sviluppate nei decenni e tra l'altro all'interno di un sistema amministrativo in cui le funzioni sono distribuite diversamente da quello italiano, per cui le comunità di comuni francesi hanno poche funzioni e hanno funzioni essenzialmente tipiche della cooperazione, cioè sono strumenti che servono a raggiungere accordi, non a gestire funzioni e servizi pubblici. Questo in Francia. Dall'altro, il legislatore ha pensato alle unioni di comuni calate su realtà geografiche e amministrative molto diverse dal Piemonte, tipo la realtà dell'Emilia-Romagna, la realtà della Toscana. Voi sapete che l'Emilia-Romagna più la Toscana hanno un numero di comuni messe insieme che è meno della metà dei comuni del Piemonte ed è quasi un terzo dei comuni della Lombardia. Ecco, le unioni di comuni funzionano laddove ci sono pochi comuni, grandi comuni, che quindi hanno più facilità a mettersi insieme e funzionano meno in un sistema come il nostro, dove ci sono tanti comuni molto frammentati e anche molto piccoli. E quindi quando si mettono insieme non riescono a fare una massa critica sufficiente per gestire su una scala territoriale molto ampliata le funzioni fondamentali. Vale in questo caso il detto che due debolezze messe insieme non fanno una forza, ma fanno una debolezza ancora più grande. Questa è una delle ragioni per cui in Piemonte le unioni non hanno funzionato. E poi da qualche anno a questa parte c'è un altro strumento che impropriamente è uno strumento di cooperazione, che sono le fusioni di comuni. Un fenomeno che indubbiamente fino all'anno scorso ha preso piede, credo che quest'anno vedrà una battuta d'arresto per questioni fisiologiche, di emergenza, eccetera, ma che è stato usato, va detto, anche per rafforzare la cooperazione intercomunale. Io non sono né un difensore né un detrattore delle fusioni di comuni, alcune hanno funzionato molto bene, altre no, però va detto, va riconosciuto che sono un altro strumento a disposizione degli amministratori per realizzare la cooperazione intercomunale. Grazie Marco. Allora, non vedo altre domande. Il consigliere di minoranza del Comune di Capri, Federico Sambri, ringrazia per questa opportunità di formazione. E non vedo nemmeno mani alzate, quindi Marco, se vuoi proseguire con le slide, forse abbiamo ancora una decina di minuti. Ok, trattiamo in questi 10 minuti, un quarto d'ora che rimangono, quali sono gli strumenti di tutela delle minoranze all'interno della dinamica tra maggioranza e minoranza in consiglio comunale. Perché lo trattiamo? Perché è un tema direttamente connesso alla democrazia e alla possibilità per le minoranze di esercitare il loro ruolo, che è il ruolo di controllo sugli atti dell'amministrazione. Un ruolo di controllo efficace deve avere degli strumenti efficaci, altrimenti non è esercitabile. Allora, proviamo a individuare quali sono gli strumenti in concreto. Il primo è l'articolo 127 del testo unico che disciplina il controllo eventuale dei consiglieri a seguito della pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali. È una tipologia di controllo che ancora è scritta nel testo unico degli enti locali, ma si ritiene implicitamente abrogata a seguito della riforma del titolo quinto della Costituzione nel 2001. Il secondo strumento di controllo è previsto, questo è effettivo, vigente, dall'articolo 125 del TUEL, che prevede l'obbligo
delle comunicazioni, della comunicazione, delle deliberazioni ai capigruppo in consiglio comunale. E poi c'è l'articolo 11 del TUEL che disciplinava, in realtà è ancora scritto, ma è un'altra norma non più operante, la figura del difensore civico comunale. Questa figura è stata abrogata dalla legge di bilancio del 2010, dando la possibilità di istituire il difensore civico provinciale. In realtà non è corretto dire che non sia stata attuata, perché in alcuni casi, la provincia di Torino, ad esempio, l'aveva istituito il difensore civico provinciale, ma comunque dopo la riforma del 2014 anche chi lo aveva istituito non lo ha più confermato. E quindi oggi resta operante il solo difensore civico regionale, che però può fare azione di controllo soltanto sugli atti inerenti le materie delegate dalla regione. Al di là del formale potere di controllo, il difensore civico regionale ha una forte capacità di moral suasion sulle competenze proprie degli enti locali a seguito di ricorso che può essere fatto dalle forze, dagli amministratori in consiglio, e poi ha un potere invece formalizzato di intervento nel caso in cui si appalesi una violazione delle norme sulla trasparenza. Quindi questo panorama di poteri di istituti, come vedete, rappresenta un insieme di armi un pochino spuntate, no? Questo, a mio avviso, depone a favore di una riflessione che bisognerebbe rilanciare il tema attraverso la maggiore consapevolezza degli amministratori sul ruolo delle minoranze in termini di controllo sull'attività dell'amministrazione. Queste armi che sono un pochino spuntate oggi per effetto dei tagli e delle riduzioni operate negli ultimi 10 anni, sicuramente potrebbero essere un pochettino irrobustite con una buona riforma. Poi ci sono i poteri di impulso e di indirizzo dell'attività del Consiglio. In particolare l'articolo 39, secondo comma del testo unico, che prevede l'obbligo di convocare il Consiglio entro 20 giorni se ciò viene richiesto da un quinto dei consiglieri comunali, ovviamente con l'obbligo di indicare le materie che devono trattare e devono rientrare nelle competenze tassative del Consiglio. E poi i poteri tipici del sindacato ispettivo, cioè del controllo politico-amministrativo, che sono le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze. Qual è la differenza tra interrogazioni e interpellanze? L'interrogazione è una domanda che il consigliere fa alla giunta, attenzione, alla giunta e non al singolo assessore, su un fatto o su una decisione presa. Questo è l'interrogazione. L'interpellanza è una domanda, sempre rivolta alla giunta, non sul fatto o sulla decisione, ma sul perché, sui motivi, su quali fossero gli scopi di una determinata azione. Quindi i due strumenti hanno, benché nella maggior parte delle volte vengano trattati in maniera indifferenziata, hanno uno scopo diverso. L'interrogazione, voglio sapere, voglio conoscere quel fatto, ti interrogo, giunta, su quel fatto, su quella delibera. Ti interpello sul perché lo hai fatto e quali fossero i tuoi scopi. Le mozioni e gli ordini del giorno non sono strumenti di sindacato ispettivo, ma sono strumenti di indirizzo. Attraverso una mozione, qualora approvata, si può condizionare l'azione della giunta, e mentre attraverso un ordine del giorno si formula una semplice proposta. Quindi una mozione, qualora approvata, impegna la giunta ad operare in quel senso, è più forte, mentre un ordine del giorno è una dichiarazione di intenti che può anche non essere attuata dal
dalla Giunta. Il consigliere comunale, lo dicevo all'inizio, ha anche poi un potere speciale rispetto all'accesso agli atti e ai documenti e al rapporto con gli uffici. È un potere che viene sancito dall'articolo 43, secondo comma del TUEL, che riguarda tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Attenzione, va inteso in maniera non vessatoria, però, nel senso che non può compromettere l'attività degli uffici con ricerche di dati e di informazioni esorbitanti rispetto alle necessità. E poi ci sono degli atti, dei documenti che non possono essere oggetto di accesso, ad esempio la corrispondenza tra l'amministrazione e la Corte dei Conti, mentre le vertenze legali e i pareri legali che l'amministrazione ha richiesto possono essere oggetto del diritto di accesso. Infine, per quanto riguarda le gare, non può essere negato tout court l'accesso agli atti e ai documenti, ma l'amministrazione lo può differire, ovvero lo può rinviare a dopo che una determinata fase della procedura di gara si conclude. Questo per evitare che l'informazione messa a disposizione del consigliere possa condizionare il buon andamento di quella procedura di gara. E infine lo strumento di accesso più debole di tutti, in realtà, è proprio quello dell'impugnazione delle deliberazioni consiliari. Perché è il più debole? Perché, come vi ho detto all'inizio, il nostro sistema democratico locale è molto collegiale, è fondamentalmente basato sul principio di collegialità. Per cui impugnare da parte di un consigliere una deliberazione del consiglio, dell'organo di cui fa parte, è pressoché impossibile. O meglio, è possibile soltanto se è stato leso il diritto allo svolgimento della carica. Cosa significa? Se non è stato convocato il consiglio, o è stato convocato in modo errato, se è stato violato l'ordine del giorno, se non sono stati osservati i termini di deposito, se le deliberazioni non sono state prese correttamente con le maggioranze previste dalla legge, eccetera, ma solo su questioni procedurali, non si può impugnare un atto di indirizzo politico del Consiglio solo perché non si è d'accordo. E ovviamente se uno impugna, l'impugnazione presuppone che il consigliere abbia o votato contro la delibera, oppure si sia assentato da quella votazione abbandonando l'aula o dichiarando di non partecipare al voto, come in realtà nella maggior parte dei casi avviene. Credo che abbiamo finito il tempo. Grazie Marco per l'esposizione. Dalla regia mi dicono anche che l'attenzione è rimasta alta, fino alla fine, quindi speriamo che la lezione sia stata di vostro gradimento. Mi fa piacere. Risponderemo a eventuali ulteriori domande via mail, perché appunto è esaurito il tempo. Io volevo ringraziare le colleghe di Città Metropolitana di Torino che ci seguono da dietro le quinte, Gianna Betta, Emanuela Sarzotti, Claudia Rossato, Nuna Tognoni ed Enrica Gaggero. Vi ricordo che riceverete un questionario di valutazione al termine del webinar che vi preghiamo di compilare. E ricordo anche che il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno alle ore 18 con la dottoressa Carla Gatti di Città Metropolitana per l'approfondimento sulle pillole di cerimoniale, social media e comunicazione. Vi ringrazio per la partecipazione. Buona serata a tutti. Buonasera anche da parte mia e grazie. Grazie anche a voi.